Purtroppo mamma Enke ci ha tradito, ci sta tradendo, a tutti noi, eh. A mamma tutti noi, Allora, però questa è una frase molto importante, le voglio parlare un attimo con Claudio, anche Claudio dovete sapere che c'ha un antico amore. Vi raccontare una volta una cosa meravigliosa, che da bambino andava alle manifestazioni della CGIL con sua madre. Cos'è mamma Enkel? Però è una cosa importante. Prima in questo paese entravi in una fabbrica, se ti comportavi bene in un breve operaio, ci stavi fino alla pensione. Questa roba è finita, morta. Mi vergogno anche un po' perché è una frase che scherzosamente abbiamo usato anche noi in famiglia, mamma Enkel, perché mio papà ha fatto per tantissimi anni il testimonial di un detersivo prodotto da loro. Sì, ma proprio per tanti anni. E io ci sono andato in vacanza e ci ho vissuto bene. Guarda, c'ho i brividi perché è incredibile, non pensavo mai di trovarmi di fronte. Io con la Enkel ci sono stato un ragazzo molto benestante, perché papà ha fatto la pubblicità per 20 anni del Vernellone. E quindi anche a casa tua era mamma Enkel? Beh sì, così come è stata mamma Rai per me. Cioè, non c'è niente da fare. Io ho cominciato a 18 anni a lavorare in Rai e la Rai ancora produceva con gli interni Rai, e tutti quegli interni Rai, che erano famiglie, era mamma Rai, come credo sia stata... Faceva lo spot del Vernel, Ferruccio Amendola? Eh sì. Ma papà faceva una foto? Il Vernel, il Vernellone, e poi ma per anni. E quindi mamma Enkel, cioè arrivava il pacco della Enkel a Natale, sicuramente migliore di quello che forse i lavoratori avevano avuto. In questo senso un po' mi vergogno anche, però lo capisco, e se può valere in qualche modo c'è grande solidarietà. Senti, torniamo un attimo al discorso che facciamo prima sui ristoranti, perché sono due facce della stessa medaglia, e me lo voglio dire anche a Giarrusso, no? Perché abbiamo fatto un po' di ragionamenti abbiamo cercato un po' di dati su questa cosa della cassa integrazione, perché effettivamente uscì questo dato che la CIG era stata pagata al 98% dei casi, però la stessa INPS dice che ci vogliono 3 mesi per avere la cassa integrazione, che quindi, a titolo di esempio, per il periodo novembre-dicembre i pagamenti possono arrivare ai lavoratori tra febbraio e marzo. Che vuol dire questo per un lavoratore, però? Per un tuo lavoratore? Innanzitutto bisogna capire che tra febbraio e marzo può voler dire il 1° febbraio e il 31 marzo. Tanta roba. Ed è tantissima roba, e vi garantisco che arrivano sempre nell'ultima settimana della scadenza. Perlomeno sono arrivate. E questo per un lavoratore, magari un cuoco o un cameriere di sala, che ha una famiglia e conta sui 1.100 euro che guadagna al mese, e non averli per 3 mesi, io ho visto con gli occhi miei che è un problema, ma proprio un problema serio, quello del mangiare e del mangiare. Pagare le bollette. Sì, pagare le bollette 3 mesi non te la staccano, ma 3 giorni senza mangiare, sì. Cioè, capisci che uno a un certo punto fa il conto, vabbè, mi staccano la luce, poi me la riattaccano, ma se io non mangio e non metto un piatto di minestra a tavola a 3 figli, per noi è inconcepibile, no? Che risposta diamo? Come si fa a rispondere a un tuo dipendente col quale hai scherzato, hai riso 11 anni, hai visto i figli crescere, hai visto che gli faceva il regalo a Natale quando prendeva la 13ª? Immediatamente più niente, e questo moltiplicato per tutti. Noi abbiamo 15 dipendenti, pensa quanti dipendenti in giro per Italia ci stanno. Questo sui mondo dei ristoranti, lo voglio dire a Dino, naturalmente non è che lui non lo sappia, ma questo poi è un po' il tema della burocrazia, no? Che noi parliamo delle tabelle, dei numeri, poi dopo c'è una persona in carne e ossa. Di credito, inventarci qualcosa. Mirta, parli con la persona che, come sai, non solo, come dire, io mi sono impegnato anche in Europa per far sì che il fondo SURE, che è quello sulla cassa integrazione, che l'Europa, diciamo, aiuta gli stati membri, e siamo contenti di averlo, ma parli con la persona che ha sempre difeso e voluto il reddito di cittadinanza, perché ricordo giustamente, Claudio parlava dei camerieri, anch'io peraltro da 20 anni ho fatto il cameriere e ne vado anche orgoglioso, ma poi ci sono i lavoratori del teatro, del cinema, ci sono tanti lavoratori che sappiamo che avevano uno stipendio o comunque che nell'arco di un anno lavoravano, e questo anno è stato micidiale per tantissime categorie. Allo stesso tempo non ci dobbiamo dimenticare dei disoccupati.
di quelle persone che in Italia non avevano mai avuto assolutamente un sostegno. Sì. Come sai, e quindi l'ho tutte queste detto misure, che... quando io prima ho detto correttamente, fino a novembre sono state pagate il 97-98%, perché come hai detto tu giustamente, bisogna verificare davvero che chi la richiede abbia diritto, perché mi dispiace Claudio dirlo, ma purtroppo ci sono state anche aziende che hanno imbrogliato con 3 mesi di ritardo. È un grande problema, non ci possiamo girare intorno. Ma certo che è un problema, ma non si può dare a chi non gli spetta, perché come sai ci sono stati 2-3 miliardi di truffe di aziende a cui non spettava, che hanno chiesto la cassa integrazione. Devo dare pubblicità, però io farvi una cosa bella. Questo papà di Claudio, Ferruccio Amendola col Vernel. Questo lo dico anche ai dipendenti di quell'azienda, no? Perché appunto sono pezzi di storia familiare, pure pezzi di storia di memorie collettive, no? Ci sono alcuni prodotti che per noi sono l'infanzia, le cose che si vedevano in casa, addirittura degli slogan che sono rimasti in testa. Comunque, ecco, questo, scusa, ti rubo un minuto, questo tipo di aziende, che comunque non sono aziende italiane, però hanno una responsabilità rispetto al nostro paese, perché hanno fatto costume, perché hanno partecipato al costume di questo paese. Popolare, certo. Al costume popolare, esattamente, fanno parte della tradizione. Nessuno italiano sa che Vernel è tedesco. Pensano che è roba italiana, anzi, pensano che è romana perché l'ha fatto mio padre. È così. E invece no, purtroppo non è più niente nostro. E non è mai stato niente nostro. Cioè, insomma, qualcosa c'avevamo. Qualcosa in più, sì. Qualcosa in più, sì. Allora, devo andare in pubblicità.